Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta finanziando tante opere ai comuni e i bandi scritti dal Ministero sono per tutti i gusti. A Potenza, all'interno del Parco Botanico, si progetta una nuova bocciofila. Questo stabile verrà demolito dove ora c'è il centro bocciofilo. Verrà demolita e ricostruita. Non c'è rischio che venga abbandonata. Sarà non una cattedrale nel deserto, ma un gioiello nel cuore della città. E nel gioiello è previsto anche di trasformare questa vecchia pista di pattinaggio in un campo da padel, tutto al costo di... 1.400.000 euro. Ma poi, sempre a Potenza, c'è un altro finanziamento del PNRR, un pump track. E sa che cos'è un pump track? No, sinceramente no. Dovrebbe essere quella specie di surf con un qualcosa che solleva dall'acqua. Dall'acqua. Ma se non aveste avuto la possibilità di usufruire del PNRR, avreste mai pensato di realizzare queste opere, magari chiedendo un prestito? Il nostro comune non ha capacità di indebitarsi, veniamo fuori da due dissesti finanziari in 20 anni. Per fortuna c'è stata questa possibilità del PNRR che abbiamo colto al volo. Un comune pieno di debiti, ma con cittadini sicuramente in grande forma fisica. È giusto che con i soldi del PNRR si realizzino campi da padel e pump track? Secondo me no. Il comune sta per realizzare un campo da padel. Sa che cos'è? Sì. Ci giochiamo con gli amici. Mi hanno fatto proprio io. Non mi interessa. Pump track no. Queste sono opere ricreative, sportive realizzate con i soldi del PNRR, d'accordo? Bello. Dove? Proprio qui, su questa collinetta. E quanto costa? Sono 1.500.000 euro.